Questo corso nasce da un'idea che mi è balenata così per caso, occupandomi io di promozione del territorio e collaborando come Art Tourism e collaborando con la Strada dell'Olio Extravergine Casteldelmonte da molti anni, ho avuto appunto l'idea di proporre come Art Tourism alla Strada dell'Olio un percorso che vada a coniugare questi due aspetti e quindi nasce così la figura dell'operatore di attività olioturistiche. Legislazione nazionale, regolamentazioni regionali, l'assenza di un albo degli operatori olioturistici, però l'olioturismo ormai è realtà in tutto il nostro paese, vogliamo che lo diventi fortemente in Puglia, affianca l'enoturismo che sta dando tante soddisfazioni agli operatori e quando dico gli operatori non intendiamo riferirci soltanto agli imprenditori agricoli, agli olivicoltori, ai viticoltori, ma a tutto un mondo di turismo diffuso che può avere grande promozione dalla presenza di professionisti del settore. L'AIFO ha seguito dall'inizio le fasi della scrittura della legge sull'olioturismo e ne ha promosso i contenuti e le opportunità che vanno a tutti i frantoiani italiani. Il poter aprire le proprie aziende a un pubblico sempre crescente interessato al mondo dell'olio è un'opportunità per tanti. Potrebbe essere davvero il differenziale anche in termini di destagionalizzazione della propria attività.